Cultura, sport, turismo, enogastronomia e valorizzazione del mare ionico. Tutto questo si svolgerà nella seconda edizione della Festa del Mare, della Miti di Cultura Ionica e del Palio del Mediterraneo. L'iniziativa, presentata questa mattina a Bari nella sede dell'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari, si svolgerà nei vicoli e nello specchio d'acqua antistante la città vecchia di Taranto nei prossimi 6, 7 e 8 giugno. L'appuntamento è stato organizzato dalle associazioni Palio di Taranto e Corda Fratres, con il patrocinio del Ministero degli Esteri e dell'assessorato allo sport della Regione Puglia. Importante il contributo della Marina Militare Italiana e dei mitili coltori e pescatori tarantini che in quei giorni offriranno, con l'ausilio di chef e sommelier, prodotti da degustare e interessanti opportunità di escursione con le barche adibite al pescaturismo. Grande spazio alla mitilicoltura che, dopo gli anni bui della contaminazione ambientale, torna finalmente ad essere sana e competitiva sui mercati nazionali ed esteri. Noi con questi eventi mettiamo a disposizione tutto ciò che di bello abbiamo, e in questo caso la risorsa mare che abbiamo nella nostra città di Taranto. Abbiamo un mar piccolo e un mar grande sul quale si possono esercitare attività che riguardano il settore pesca, ma soprattutto anche attività importanti nel settore dello sport, e su questo il Comune di Taranto sta incominciando a ragionarci, ma noi come Regione stiamo cercando appunto di soprattutto mettere nelle condizioni il Ministero di porre grandi attenzioni nei confronti della risorsa mare. Al Palio del Mediterraneo di questa edizione le imbarcazioni in gara arriveranno da Taranto, Bari, Brindisi, La Spezia, Gaeta, Porto Cesareo, Giovinazzo e Molfetta.